Ora i tabaccai non potranno rifiutare il pagamento con POS anche se dovete comprare sigarette, bolli e francobolli. Lo ha comunicato da poco l'agenzia delle dogane, visto che è cambiato il direttore. Con una nuova e recente determinazione viene quindi revocata quella famosa eccezione che in passato escludeva questi prodotti dal pagamento elettronico con carta di credito o bancomat. L'obbligo per gli esercenti di accettare i pagamenti con POS, come sapete, è in vigore dal 2013, ma le sanzioni per chi rifiuta i pagamenti elettronici sono scattate solo a giugno 2022. L'esonero poi dall'obbligo introdotto lo scorso ottobre solo per i tabaccai era intervenuto perché questi ultimi avevano lamentato che ci sarebbe stato un basso margine di guadagno sui prodotti perché era incompatibile con i costi connessi all'accettazione della moneta elettronica. Ma ora non ci sono più scuse. Nessuno potrà dirvi no, qui il POS non lo accettiamo, altrimenti potrete segnalarlo alla polizia. Questa è la legge.